Il rosso è il colore del nostro cuore, il rosso è il colore che da settimana scorsa per le prossime settimane caratterizzerà un giorno a settimana delle nostre vite, perché oggi siamo tornati nel simulatore di pulizia dei omicidi, l'unico gioco che ti insegna non come uccidere una persona, ma come farla franca. Bentornati sul mio canale di gaming, oggi siamo qui con il secondo episodio di Crime Scene Cleaner. A proposito di questo, nei commenti fatemi sapere come state, fatemi sapere se quello che ho fatto a Washington è andato bene, perché io attualmente, mentre sto registrando, ovviamente non sono a Washington, ma mi sto tenendo i video da parte. Lasciatemi anche un like, arriviamo a 7000 like se volete che io uccida Ron e poi provi a ripulire tutta la scena del crimine chiamando le guardie per vedere se la faccio franca o meno. Dopo che nel primo episodio avevamo scoperto un po' l'incipit di questo videogame, oggi continuiamo con la nostra stratosferica avventura insieme al nostro Kowalski per vedere quale sarà il secondo omicidio da dover pulire. Siamo nel bagno, mi fa piacere che lo specchio in realtà non sia funzionante. Dobbiamo andare al computer e accettare la missione. Stava qua e accettiamo il secondo incarico. Avevamo fatto la conoscenza di Big Jim, che era il capo della persona che precedentemente nello scorso episodio era morta. Problemi di benessere. Il lavoro che hai fatto da Rob è stato encomiabile. Ho un compito di prova per te e più tardi un vero lavoro. Ricorda, lavorare per me significa alta paga, ma richiedo lealtà. Big Jim, nessun problema. Accettiamo la missione. Ok, una volta che accetto devo partire con la macchina, mi sa. Ok, prova di sangue, inizia missione. 5 corpi da dover pulire, 5 cadaveri da dover occultare, 5 omicidi da dover far passare inosservati. Big Jim, l'uomo con cui non vorresti mai avere a che fare o addirittura conoscere in primo luogo. Signor pulitore, sei lì, sono qui, Big Jim. Forse devo prendere questo, devo rispondere? Pronto? Capo? Sto prendendo il controllo di questo posto come un'eredità da mio cugino, quindi il programma è piuttosto fitto. Mio Dio, ma che hai fatto? Mi metto al lavoro, frate, ma qua è un bel bordello. Altro che quello dell'altra volta. Allora, pulisci tutto il sangue, raccogli le prove, rimuovi i mobili al loro posto e smaltisci i corpi. Qua sappiamo che è torcia. Questa è la torcia portatile, secondo loro. Vabbè, facciamo un giretto. Benvenuti alla spa, zona relax. Ah, quindi di qua è l'ingresso, quindi c'è casino dappertutto, frate, tu sei matto. Oddio, sei pobre. No, è gigantesco. Che cos'è la statua di Anubi? Merda, qua è complicato. Fammi fare un giro. Porca troia, frate. Terrificante. Dice no con la testa. Guarda come si muove. Ci sono solo questi due ambienti. Sto cazzo, si può andare pure là. Qua bisogna ripulire pure la piscina. Questo si può aprire? Ok, questo è sempre ingresso e spogliatoi. Io ovviamente inizierei da ingresso e spogliatoi, ma per il semplice motivo che almeno famo a strada. E qua, sì, no, ma è un bordello della Madonna. Ma ci metteremo un secolo. Allora, mettiamoci subito al lavoro. Metti questo qua. Ho visto che abbiamo anche l'idropulitrice. L'ho buttata in acqua. E l'acqua però, boh, non so come funziona l'acqua. Però adesso lo scopriamo, finirà. Sei troppo lontano dalla stazione di lavaggio. Ah, me la devo portare dietro. Ah, questa va assolutamente upgradata. Questa immagino che se l'upgradi ti manda, ti fa fare tutto. Poi vedi, pulisce. No, ho distrutto qualsiasi cosa. 8 equipaggi a lampada UV. Quindi se io la metto tipo qua, la appiccio, te fa vedere tecnicamente il sangue. Questo si può aprire? Merda, una prova. Ah no, è una cassetta. No, carta armadietto V042. Piala. È l'armadietto delle donne. Questo è degli uomini sicuramente. E quasi. Sicuramente c'è un bordello. Ah, spogliatoio delle donne. V042 4142. Apri. Carta armadietto usato. Ho trovato. No, la cocaina. Questo mi fa capire che però magari c'è roba ovunque. Aprimo tutto, che non si sa mai. Soldi. Tocca ruba tutto, eh. Rubiamo i cadaveri. Altri soldi. Tocca, vede bene, perché mi sa che ci sono altre carte da dover prendere. Però tu mi dici 73% ingresso e spogliatoio, raccogli prove. Ma intanto questo lo metti qua e lo pulisci e te lo fotti, cazzo. E lo metti qua e stai a posto. Ah no, forse va pulito. Ma si rompe, eh? No. Merda. 97% di sangue significa che da qualche parte se lo siamo perso. Dove cazzo è il 3%? Ma è finita l'acqua? Forse la devo riempire d'acqua. Ah, ho capito. Però sto sempre al 97%. A parte che fermo qua, ho fatto un bordello che c'era questo. Vediamo se è solo questo. Sì, 100% perché ho spaccato tutto, ok. Benvenuti al casino, frate. Qua ci avevamo svuotato la piscina, pulisci il sangue, raccogli prove 0 su 5, rimetti i mobili al loro posto, elimina i rifiuti. Va bene, questa è la prima prova. M025. Vedi, questo è già importante, te l'ho detto. M015, 25 qual è? 22, 25. Appoggi qua e questo lo apri, ok.
Una pistola, fermi tutti. Ersauer vivere criminale, non so che è. Non consente di portare armi nella sauna. Eh no. Qua è pieno zeppo di robetta e de prove. Telefono. Allearsi con quei mangiatori di pasta mi fa schifo. Razzismo verso gli italiani? Ma la nostra migliore possibilità per sbarazzarci di Big Jim. Farò in modo di convincerlo a mettere del veleno nella cena della famiglia di Jim. Merda. Era un complotto e Jim li ha anticipati. Raccogli la prova. Qua ce n'era un'altra. Questo è letteralmente un'arma. Big Jim, sei la rovina dell'Italia. Le persone come te. M005, se gode. Guarda qua, sì. Che caciara, cazzo. Te mi dici M005. Sta cazzo de torcia, oh. Eccolo qua. Mario Moretti. mmoretti@hotmail.com. Ok, diciamo due prove però. Sapete che il 3% qua sarà un tumore gigante. Non lo troveremo mai, no? Però vabbè, importante è che lo sappiamo. Allora, da qua c'era altra roba. Anzitutto un altro telefono. Sono annoiata da morire, amore mio. Sono qui da un'ora, Mike. Ancora 10 minuti tesoro, Mike. Ti ricompenserò, Beth. Comprami una jacuzzi come quella che hai qui, Mike. Quando ci libereremo di Jim, potremo vendere tutto questo business e andare a farci saltare i cervelli a Malibu. Non è andata come volevi, Big Jim. Ti ha massacrato. W024. Andiamo immediatamente. Te mi dici W024. Non esiste. Non esiste. Ah, questo. Let's see. Questa che roba è, roba da rubare. Ma soprattutto M034. Ripiate la torcia. Credo che li abbiamo quasi finiti questi, in realtà. Insomma. Armadietto maschile. Carta VIP. Fermi tutti. Sono un po' VIP anch'io. Questa ci aprirà qualcosa, sono sicuro. La situazione qua è la seguente. Ci mancano due prove. Oh, cazzo, le troviamo. Toccherebbe iniziare a pulire, secondo me. Ma intanto prendi tutti questi rifiuti di merda. Time for a bag swap. Bag swap, vero. Aspetta, apri qua però. Estrai il sacchetto. Ok, nuovo sacchetto. 34% dei rifiuti, frate. Qua hanno spaccato tutto. Altro bag swap. Comunque, ripeto, forse è una skill quella di unirli, Ricordo perfettamente che io li avevo uniti. 78%, ma dove stanno gli altri qua? Guarda, nella piscina. Posso buttarmi nella piscina col sangue, no? Senti una cosa, ma io la piscina come la svuoto? Er punteruolo della muerte. Io inizierei dalla stanza piccola. Anche perché poi la si apre. Iniziamo da una cosa per volta, frate. Fidati di me. Stanza piccola. Questo appoggi qua. Te lo raccogli e inizi a pulire tutto. Idropulitrice altro livello. Frate, ci mettiamo una quantità di tempo che tu non hai idea. Prima skill da migliorare, frate. Per forza la distanza dell'idropulitrice. No, ma è già finita l'acqua, sì. Ma questa è una tragedia. A parte sta qua. Attaccala, riempila. Riraccoglila e torna indietro. Qua devi fare un passaggio con le lampade UV gigante. Però, Cioè, guarda queste macchie inutili. Ma dai, frate. Comunque, chi si è inventato sto gioco è un cazzo di criminale. Senti una cosa, raccogli sto Cristiano, però. Un taglio alla gola ha fatto il suo lavoro. Beh, ci mancava solo che sopravviveva. Che dici? Tiralo lì. Arrivo, Allora, qua raccogli un attimo ste merde. Mi sa che famo una quantità di immondizia, ragazzi, che l'ama non riesce minimamente a reggerla. Ah sì, pulisci tutto il sangue 1%. Ma sto qua da 20 minuti. Ma questa è malattia mentale proprio piena, densa. Io non te vorrei dire che sta stanza per me è pulita, ma per me è pulita. Guarda qua le macchie qua, sì. Ma come le trovo io queste? Questa è follia, sì, sono matti. Ok, la prima stanza secondo me è pulita. Io direi di dare una pulita generale e poi riuscire a fare quello che riusciamo. Pulisci sta cazzo de porta e piano piano famo tutto. Cioè, rendite conto de quanta difficoltà uno deve fare. Sto a ripensare al fatto di aver iniziato sto gioco. Mi sa che ho fatto una cazzata. Cioè, questo è il secondo episodio, ma l'ultimo come famo? Io non so da dove iniziare, vi dico la verità. Andiamo a sezioni, perché se no impazziamo. Questo che è? Ah, questo è un ascensore. Oddio, la VIP card. Hacking. Va bene, solo il 5 manca. Ma è difficilissimo. 4-2-1-7. 4-2-1-7. GG. Si apre. Cazzo è sto posto, frate? Ah, zone segrete. Altra cassetta che ricordiamo essere collezionabili. E nient'altro? Solo la cassetta? So, dubbioso. Ah, tessera VIP. Fermi tutti. Ho aperto qualcosa con l'accesso VIP. Ma vai a capire che cosa. Vabbè, adesso lo capiamo. Innanzitutto, questo do cazzo va? Ma va a capire. Ma che ne so, arrivi a sto coso. Finimo di pulire il pavimento. E poi capiamo come pulire la piscina, perché è una tragedia, frate. Ma come cazzo famo? Ah. Ok, qua c'è il tavolino. Perfetto. Sembra quasi che non è morto nessuno se non guardi la parte superiore. Mo te dico che il pavimento secondo me è mezzo pulito. Poi non è mai vero perché non è mai vero. Questo appoggialo un attimo qua. Cioè ti dico che non è mai vero perché ci stanno delle mini macchie di sangue che non toglierai mai nella tua vita. Dobbiamo potenziare questa idropulitrice. Deve pulire molto meglio. Secondo me è un'arma troppo forte. Cioè non mi fa utilizzare nient'altro. Dai, una bella pulita alle scale. So più o meno pulite. Mo l'unica parte tumorale secondo me è la piscina. Perché qua mi sembra pulito. Là mi sembra pulito. Certo, la piscina è palese. Sei aperta quella porta? Ma questa è la zona VIP, frate.
Holy shit, Kowalski. Ma che hai trovato? Che c'è qua da raccogliere? C'è un'altra tessera W018. E questa è importante secondo me, perché sicuramente ci, a parte ruba tutti questi cazzo di soldi. Torna nello spogliatoio femminile, che era l'altro. E l'ultimo rimasto era questo 018. C'è sta. Segreto scoperto. Ah, vedi i segreti come sono. Un botto di cocaina. 1000 1200 nell'armadietto, frate. Certo, in spaio ci andrei pure mezzo meno carico. Qua l'hanno aperti tutti. Anche dai maschi. No, dai maschi ne rimangono altri due. Ma questa raccoglila. Questa mi potrebbe servire. Puliamo un attimo sta stanza che mi sembra sospetta. Porca zozza, frate. Appoggiala. Usa questo. Merda, questa non si leva. È incrostato. Ma che è? Qui facciamo una fatica immensa. Ma guarda quanto. Ma perché si leva così piano? Guarda il sangue. Ma guarda che hai fatto, frate. Gli hai tirato una statua mentre si faceva la sua cazzo di spa. Ok, sembra tutto pulito. Come dovresti riuscire a far riposa questa? Devo pulire bene. Ah, beh, certo, scusami. Non avevo visto Anubi che tu fossi completamente sporco di sangue umano. E la statua di Anubi torna al suo splendore. Ma quello che mi spaventa è questo. Completamente bruciato. Oh no, scusa. Te posso rimettere dentro? Puoi andare lì, ti prego? Poi riprendi questo e fai bu 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 e pulisci tutto. Guarda, frate, guarda, macchie difficili queste da togliere, eh. Qua non mi sembra che ci sia altro sporco. Pulisci tutto il sangue, stava al 37%. Questo chiudilo un attimo. C'è qualcosa? Non c'è niente. Secondo me abbiamo fatto qua. Quindi quella fatta, questa fatta, ci rimane sta cazzo di piscina e sta zona qua. Tocca puli qua. Innanzitutto mi metti una lucidità. Me la metti così, bella ciotta. Comunque per chi c'ha tipo quelle patologie, tipo che cos'è? L'OCD, sto gioco è straordinario. Frate, prendi il mocio, pulisci. Oh, vedi, non fai avanti e indietro. Qua serve la spugna. Non fai avanti e indietro. Devo sborrarla. No! Ho buttato tutto il detergente. Tasso di contaminazione dell'acqua, dai. Lo raccogli. Non lo fai rovesciare, ti prego. Appoggi qua e usi il mocio per pulire sta merda. Qua se pulisce tutto, qualsiasi cosa, frate. Idropulitrice ovviamente è più veloce, però secondo me anche upgrade. Scusami, frate, te devo passare un attimo sopra. Ma guarda gli strumenti come si sporcano in velocità. Idropulitrice è altro livello, te lo posso dire. Dici tocca pulirlo, è meglio con la spugna dell'idropulitrice. Eh sì, i tessuti sono meglio con la spugna. Raccoglie il cristiano. Huge guy, una guardia del corpo, trapassato come una groviera da un oggetto appuntito. Lancialo insieme agli altri cadaveri. Si apre. Holy shit. Massa, frate, che bordello. Questo è un grosso problema, te lo posso dire. Holy shit. Doppio morto in sauna. Deve essere Mike, il proprietario di questo posto. Ucciso a bruciapelo, l'hanno pistolettato. Ex proprietario di questo posto, dice Big Jim. Sapevo che aveva sempre voluto prendermi con me. Prendersela con me. Ha oltrepassato il limite entrando in contatto con altre gang. E nessuno oltrepassa impunemente Big Jim. Big Jim è letteralmente il capo mafia. Ok, questi sono i 5 cadaveri. Per casino, senti, chiudi, fa un finta che ne esiste sto posto, che dici? Questa poi resiste ma... Ah, oddio, ho fatto il 100%. Era quell'impronta lì, va bene. Manca una prova e rimette i mobili a posto. Questo mobile, vado cazzo va. Fermo qua che è, sei matto, hai visto? Frate, fuori di melone. Questo va qua e sopra ci va pure la pianta. Ho vista una pianta io. Ah, eccola, la fai raccogliere, è grosso. Senti, a me tocca sistemare sto casino. Non ci stanno prove, non c'è niente, frate. Ma se lo tiro... Se spacca. Oh, pulisci sto casino. Che te devo dire? Mi richiederò per sempre come fa una persona a schizzare così tanto sangue. Guarda qua. Ma quelli sono bossoli. Ho una prova, fermi tutti. Ah, M014. Guarda, dove stava. Aspetta, fammi finire e poi raccogliamo anche il coso, così lo andiamo a riempire tutto in una volta. Che genio pulitore. Andiamo a vedere lo spogliatoio maschile, M014. Intanto li riempi questo. 015, 014. Usato. Che cazzo c'è qua? Ruba. Ah, roba, cocaina. Questo è una palla. Umma! Questo si può rubare. Niente di che in realtà. Manca ancora una prova qua dentro. Sta lì per forza. E si continua a pulire. Quanto devi essere stronzo per macchiare il muro là sopra? Sì, dimmelo. Dimmelo. Quanto vuoi essere stronzo? Tecnicamente è pulito. Morto qualcuno? A me non mi pare. Certo, poi prova del 9. Non mi pare. Siamo a 85% però. Grazie al cazzo. C'è una piscina che è letteralmente piena di sangue. Come si svuota? Ah, ma qua. Ah, fai il mega saccone. Ah, ho capito. E come lo porti giù? Dimmelo prima, no? Che lo sistemavo subito. Scusate ragazzi, sto camminando su dei cadaveri. Ok. Quindi anche i cadaveri. Ah, li metti qui. Ah, ho capito. Vediamo. Buono. Così almeno smaltiamo i corpi. E se vola. Ok. Lascia la scena al chimico quando sei pronto. Non sono assolutamente pronto, fratello. Come si svuota la piscina? Manca una prova alla piscina e rimette i mobili al loro posto. Anche qui. Oh, questo che fai? Qua pulisci. Manca la zona della piscina. Ma come si svuota? Sarà qua dentro nella zona dei controlli? L'unica cosa che mi viene da dire è qui? Non posso cliccare niente. A mano? La devo svuotare? Non credo. Ah, non mi fa interagire. Forse qua interagisci. Ok, che ho fatto?
Sto a svuotare la piscina. Ah, er sangue se ne va, se gode. Vediamo se spunta l'ultima chiave, che può essere. Sto cazzo spunta. E invece, eccola qua, un'altra M17, che era l'ultima che ci mancava. L'ultima prova, che è la pistola scivolata dalle mani di un criminale maldestro. Tutte le prove. Namo dell'A, che si apre l'ultimo armadietto, e è questo. Oh, cassettina. Ultima prova. Questa è la mia demo per Riccafella Records, ed eccola qui. Oh no, è un rapper Bobby. Ingresso fatto. Qua manca il sangue, rimettiamo a bere al posto e elimina tutti i rifiuti che mo capiamo. E si prosegue. Oh, finalmente potremo pulire la piscina. Me dar cazzo che lascio le orme. Però vabbè. Ah, ho scoperto che forse essendo più vicino pulisce prima, ma non so sicurissimo di sta cosa che ho detto. Può essere sì come può essere no. Ovviamente la mia speranza è che termino di pulire la piscina e la percentuale va al 100%. Comunque sto usando combo di strumenti, fai molto prima. Anche che questo è un po' più lento, ma questo sono collezionabili, no? Sarebbe stato assurdo. Anche se sei un po' più lento, però almeno c'è la possibilità di usare doppio strumento. Idrosborra e idrosborra tutto, dai. 97%. Può essere che... può essere, eh? Ti prego, non ti fermare al 99, che significa che manca tipo un'impronta. 98. Ah no, manca questo, aspetta, dai. Dai. 100% se gode. Ah, rimetti i mobili al loro posto. Prima eliminiamo i rifiuti che si sono creati. 94, 96, 97. Per problema, vabbè, non ci interessa per ora. Questo lo prendi e stava... dove stava questo? Ah, qua. Come cazzo è caduto? Stai fermo. Ah, questo, aspetta. Qua, che culo. Ok. Ah, questo è niente. Ah, vaffanculo, coglione. Mettite là. Però mancano i rifiuti. Mancano solo i rifiuti, abbiamo finito. Poi, oddio, abbiamo finito. Chissà se abbiamo fatto tutti i segreti. Tutte le cose, ma non credo. Però almeno i rifiuti, frate. Introvabile questo 3%. Vuol dire che è un pezzo. È un pezzo. No, sì, improbabile. Ah, una cassetta. Che fai, la lasci qua? Guarda che culo. Magari è l'ultima. Questo non è... no, si è buggato dietro al muro. Non ci credo, si è buggato dietro al muro. Ho capito, frate, ma questa è un'ingiustizia. È andata così, che te devo dire. Una bella rosicata, perché secondo me abbiamo preso tutto. Abbiamo fatto tutto quanto. Senti, me ne voglio andare. Secondo me abbiamo finito. Scopriamo che abbiamo lasciato da parte una stanza intera. Un'ora e un quarto di pulizia, oh. Manco la colf de Fedez nella sua villa di merda. Sangue tutto, spazzatura purtroppo 98. E mobili tutti, peccato. Tutte le prove prese, vediamo le cassette, i segreti. I corpi tutti trovati, si gode. Guarda la roba che avevamo rubato, 12.000 euro. Bisogna capire però che ci posso fare con sti 12.000 euro. C'è da un po' di esperienza. Milioni di punti. 8 punti se gode. Cassette trovata, trovata, trovata. Trovato tutto. Due segreti mancanti, frate. Ma dove cazzo erano? Albero delle abilità. Io ti dico idropulitrice. Io ne userei 3 per la capacità del serbatoio. E intanto l'abbiamo fatto. Ti dico questo. Oh, dopo aver calpestato una traccia lascerai meno impronte. Non lascerai impronte. Questo lo faccio. Almeno si leva un bel problema. Una piccola scala. Non ci interessa. Qua famo questo. Ce n'è rimasto uno. Detergente che aumenta l'area del lavaggio del 30%. Mai convinto. A squillare il telefono. Come stai, cagnolino? Signor Kowalski, congratulazioni. Lei ha assunto. La ringrazio, signor Big Jim. Devo chiudere. Alle signore non piace aspettare. Ti richiamo presto. Va bene. Sono assunto dalla mafia. Eccomi nel crimine organizzato. Grande Kowalski, sei un fenomeno. Si va a letto, pronti per una nuova strabiliante avventura. Si finisce il giorno 2. Proseguiremo la nostra avventura di Crime Scene Cleaner settimana prossima. Spero che vi stia piacendo. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Big Jim. Grazie mille a tutti. Ci sentiamo comunque domani con un nuovo video.